Ciao a tutti da Bea, bentornati sul canale di Pissantana. Anche oggi abbiamo Paolo qui con noi. Ciao a tutti ragazzi. E allora, continuiamo le avventure della nostra Even e seguiamo il nostro fantasmino. Vediamo il fantasmino dove ci porta, soprattutto se riusciamo a scoprire dove siamo. Anche se. Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up the sky at night and see. Due lune? Ha detto così. Borgo doppio. Siamo i numeri uno della città numero due. Monetine che fanno sempre comodo. Abbiamo scoperto che cosa? No. Ti hanno detto che dobbiamo trovare Max? Ah. Good morning, world! It's a beautiful day! My favorite kind! Any second now. Due. Due, sì. Oh, cursed two. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is wrong. I repeat, the queen is wrong too. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Era felicissimo. Quindi a seconda di che numero viene il dado cambiano umore. Può darsi. Oh, c'è un altro, Ok. Via del Doppio, Via dei Mercanti, Piazza di Borgo Doppio. Tutte le direzioni, praticamente. Sì. Da questa parte a questa parte. Da Ok. questa a quella. Tutto Ah. chiaro. Qua ci mandiamo il nostro amichetto. Qua è dove c'era prima. Sì, si fa il giro praticamente. Quello è un altro? Sì, è illuminato. E noi si era giù prima. Boh, penso sia uguale, no? Vediamo un po'. È fantasmino, qui ce l'abbiamo. Cos'è quel coso? Ora lo. Max, guarda. Ah! Max non c'era. Cards, cards, I got cards here, the greatest cards in the land, from my body to your hands. Sono carta come quella che sto raccogliendo. Aspetta, il tuo corpo è un negozio. Sentiamo se sono carte come quelle che noi stiamo raccogliendo. The very same. Why I've got the best cards in all of Two Quindi lui Towns. vende le carte che ci servono per fare i combattimenti? Penserei di sì. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another connoisseur. Many decks at your service. Allora, cartomante. Sì, le carte mi piacciono un bel po'. Siamo dei cartomanti noi. Cartomanti. Cartoamanti. Sentiamo. Yes, of course. It's Amanti delle combination of carte. card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos, whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate.
Old Manny-Dex is going to give you a lovely binder to hold your cards in, on the house. We'll just need to teach you how to use it. Ok. Allora, raccoglitore di carte. Un raccoglitore per le tue carte. Usalo regolarmente per modificare il mazzo e provare nuove combinazioni. Ok. Allora, vediamo. Questo è l'inventario delle carte, qui puoi esaminare e modificare il tuo mazzo. Posiziona il cursore su una carta del mazzo o dell'inventario per farne apparire una descrizione che comprende titolo, descrizione degli effetti e categoria. Ok. Esistono 5 categorie di carte: arma, danno, difesa, pericolo e trucco. Questo è il tuo inventario. Qui trovi tutte le carte che al momento non sono presenti nel tuo mazzo. Questo è il tuo mazzo. La carta che porti con te in battaglia sono elencate qui. Se il mazzo contiene meno di 15 carte, verrà automaticamente riempito con delle carte prelevate dall'inventario. Perfetto. Al momento è meno di 15 carte, ma quando ne avrai 16 o più potrai personalizzare il tuo mazzo come preferisci. Quando è tutto pronto, premi di nuovo quello lì per uscire dal raccoglitore di carte. Perfetto. Quindi, se noi abbiamo meno di 15 carte, ce le mette tutte automaticamente. Sì. Infatti, non abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e basta. Ok. Ok. Va bene. E per vedere quelle che ci abbiamo, a parte sono le solite, quindi. Elisir, spada del 3, mano fortunata, arco dell'1 e boom. Okay, che sono tutte quelle lì. Sì. Va bene, quindi non ne possiamo mettere altre attualmente. No, vediamo cosa ci vende lui, se ci vende qualcosa. Vediamo. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands! Ha ha! And at the best prices too. Allora, vorrei comprare delle carte. Vai. Dove trovi le carte? No, compriamo. Compriamo. Vado alle ciance. Il negozio di carte ti dà il benvenuto. Al momento non c'è molto, ma questo lo risolviamo subito. Pericolo, trucco o danno? Io andrei su danno. Vai. Facciamo danni. Vediamo cosa c'ha. Aggiungi al negozio. Perfetto. Le carte appena sbloccate sono ora disponibili per l'acquisto. Vedi quale contatore di monete sulla destra? Vedi quel contatore di monete sulla destra? Sì. Ogni moneta spesa nel negozio riempie il contatore. Quando sarà pieno, potrai scegliere un nuovo pacchetto di carte da aggiungere alla selezione. Più carte acquisti, più ne renderai disponibili. Inoltre c'è qualcosa di speciale nel negozio, per i clienti più fedeli. Continua a sbloccare carte per scoprire di che si tratta. Okay. Va bene. Allora. Braccio di Ohoma. Scusami. Evoca la bolla scudo della strega della valle. La bolla protegge Even dai danni di un colpo. E mi garba, non ce l'avevamo, quindi. Oltretutto richiede 0 token. Ah sì, è vero, ottimo. È buono. Ok. Anatema del cristallo. Quando mandi in frantumi i cristalli di un avversario, che quest'ultimo anche quest'ultimo subisce dei danni. L'anatema del cristallo dura 30 secondi. Ok. Ma quel 2 che c'è lì sotto è perché già ne abbiamo 2? No, credo perché ce n'abbia 2 lui in bottega. Ah, ok. Ok, quindi nel nostro mazzo si possono mettere più di una carta dello stesso tipo. Sì. Così per avere più possibilità che ce le sorteggi, diciamo. Esatto. Che ce le tieni fuori a sorte. Ok. Attacco folgore. Quando Even avanza tra gli avversari con la schivata folgore, questi subiscono danni. L'effetto dura 30 secondi. Anche questa a me mi piace. Mm-hmm. Ci abbiamo pochi soldi, quindi centelliniamoli. Dice si trasforma in una bomba e esploderà dopo 9 secondi. Non lo so. Non so, ma si può indirizzare? Boh.
Un modesto Questa elisir ce l'abbiamo, la della vita che vita. ripristina una piccola parte della salute di Even. Sa di fragola? Questo uguale ce Sì. l'abbiamo. Questo non lo possiamo comprare. No, lo spirito di Borgo Doppio si manifesta come martello. Premi X per colpire e tieni premuto X per eseguire un attacco rotante. Questo ci piace però, secondo me. Non abbiamo abbastanza soldi. E comunque mi sembra che per ora il dado faccia massimo 2. Anche se, sì, non mi ha mai Non fatto ha di fatto più. 3. Scusate. Sfera dei venti. Evoca un icosaedro demoniaco che danneggia chiunque incontri sul tuo cammino e rimbalza su tutto ciò che colpisce. Svanisce dopo 20 secondi. Non lo so, mi sembra molto random come effetto. Evoca un orologio che rallenta gli avversari intrappolati nella sua parte della da dimensione. E rallenta gli avversari per 10 secondi. Io quasi quasi o comprerei un'altra vita, se no per ora aspetterei. Aspetta, vai. Prendiamoci i soldini. Qualcosa abbiamo già comprato, quindi è a posto. Ok, è stato un Ok. piacere, arrivederci. Allora, di qua è dove si veniva, quindi il Even was beginning to learn fantasmino è a lot qui. about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. Capito, ma io qui The door was trova locked. la Perhaps chiave. someone nearby was in possession of a key. Dai, c'è da dire Quello qualcosa? lontano? Have you seen the upside downtown? I'm building it. Caporovescio? The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two Town. Name Smokey, by the way. Quindi là ci sono due Borgo Doppio, quindi Borgo Doppio è la parte buona, mentre Caporovescio è la parte cattiva. Sentiamo se ci sono due Borgo Doppio. That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the upside downtown a mere distraction, a minor obsession of the queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Come si chiamano queste Saggi? persone? Sì, Secondo me traditori hanno e ragione. tutto, dai. Ah, good one. No, they're Ah, no, ma traitors. They're obviously traitors. It's the è ovvio che ultimate lui la pensi expression of così, l'ha Two Town, what it costruita. was always meant to be. Two cities in one. Ok. Niente notizie sulla chiave. No. Ah, lì c'è qualcuno. O no? The Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice. No, Ho via, via, via. mancato, eh? Brava. Via, via, via. Mano piena. Allora, questa la mettiamo tanto non Costa costa zero. nulla. Dov'è Fatto uno, io metterei la spadina. lì? Sì. Allora, gli diamo un picchio. Bello carico. E via. Ancora, ancora, mentre terra, mentre terra. Eh sì. Picchia forte. Non lo mollo, non lo No, mollo, no, via! via, via. Ah, sono Ancora, ancora, proprio ancora. incastrata. Via, via, via. Via! Ancora, ancora, ancora. Via. Bravissima. Guarda che brava. Che guerriera. C'è un altro laggiù. Arrivo! C'ho anche già la mano piena. Ma la spadina ce l'hai ancora? No. No, no, mi si era rotta prima. Uno. Dai, si può fare anche un pochino di più, eh. Allora, questo si è detto me ne dà uno. Io vorrei provare anche le frecce. Contro sono due. Sì, dai. Vediamo. Ricordati che più piccoli sono, più sono difficili da cogliere con le frecce, eh?
Vabbè, allora le utilizzo su di lui. Vai. Ecco, questo piccinaccolo. Oh! Gli volevo fare la schivata. Dai, 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 dai. Una. Aspetta, perché mi sono rinchiusa. Attenta a quello piccino. Che mira. È morto però. Perché sono bravissima. Gira la ruota. Brava. Perché non è partito? Non è andato il tasto. Sì. Non va mai il tasto. Ah, sbagliavo io. Beh, rompiti il coso. Il sì, è la mossa migliore. Ora via, via, via. Uno. Spadina, e dai. Via. Ma di dietro? Non c'è bisogno. Un altro? È un altro, sì. Altri due. Altri due? Dove sono? Quell'altro dov'è? Non lo so. Picchia, picchia forte. Pappa. Via. Quell'altro, eccolo là. Si sta per rompere la spada. Te picchia. Rotta. Ok, c'hai già il mazzo pieno. Due. Però cosa ci abbiamo di... Niente. Abbiamo questa qui, cosa fa? Ah, viene meno il prezzo delle carte. E qui però non ci serve niente. No. Questo ci darebbe un token, ma non mi serve. Mettiamo questo qui, che quando gli passiamo accanto subiscono danni. Ok, proviamo. E basta. Basta, direi. Sbaglio tasto. Ho voluto creare un po' di suspense. Ah, ecco. No, via, non mi garba tanto questo. Ok, prima ci riuscivi. Ah, non so come mai. Ecco, ora sì. Tanto non mi spiego. Tieni quel fumetto sopra. Quel simbolino con le tre linee. Ma non mi viene sempre. Oh. Hai visto? Sì. Via. Perfetto. Mi sa che è finito però. Perfetto. Allora, questa la mettiamo sempre. Sì. Abbiamo capito. L'unico comunque... attacco è sempre quello di prima. Vabbè, allora riutilizziamo questo. Mi funziona anche qui? No, qui no, devo uscire. Non più attacca. Forza. Vai. Ce n'è un altro. Da dove è sbucato? Ho sbagliato parte. Vado subito da te. Per non prenderti, però. Oh, si è arrabbiato quello. Hai visto? Dai che ce l'hai ancora quello lì. Oh, tutte e due le hai presi. Perché mi sono arrabbiata anch'io. Ora c'è la spadina. Ah, c'ho la... Con la spadina le fece. Voglio la spadina. Questa brilla. Ripristina la resistenza della spada e ne aumenta la potenza. Vai. Quindi c'è la spadina doppia? Sì. Super pompata? Esatto. Vai. Saca bene. Allora, è uno meno. Via, via, via. Ah, già finito? Non ho fatto. Bravissima. Valuta da spendere, bla bla bla, le conosciamo. Oh, la chiave. Ok, vai a recuperare la chiave. Sì, però ho visto qui sopra. Che occhio. Ci siamo girate d'intorno un po'. Una creatura di bronzo decorata. Ha giurato che un giorno avrebbe aperto una serratura specifica.
quale sarà mai questa serratura specifica? Speriamo sia quella del cancello. La via era subito lì. E noi si veniva da... Boh. Non avrò azzeccato, comunque. No, signore Ofuria. Non si veniva da qui. Non credo proprio. No, comunque guarda, là c'è una pagina. Vediamo un po'. Ah. Ok. È mezza sola, però. Dai, sì, fammi spazio. Ah, ok, da qui lo vedo. No, troppo in là. No. Vai, per... miralo con la fionda e poi dai. Sì, davvero, forse è la meglio. Vai. No, ma perché è tornata in qua? Dai, riprova. Veloci. E la... ho paura che rivenisse via. Ok. Ho paura. Allora, un'altra paginina. Bene. Questa si va a comprare quell'altra carta bella. Però c'era, era col 3. Ah, è vero. Allora, vediamo un attimo questa pagina. Allora, quindi è la pagina 3, se non sbaglio. Perfetto. Vediamo. Life was insane. La vita era folle e meravigliosa, un caos di pura gloria. Coloro che brandivano i dadi si sfidavano in straordinari tornei per ottenere il favore del re o della regina, o persino quello dei loro avversari. Le regole erano indomabili e i giochi lo erano ancora di più, e tutti gli abitanti di Alea li amavano nel profondo del cuore, proprio come amavano i dadi mastri. Ok. Bene. Allora, non era da qui. No, bisogna la trovare strada. La strada che abbiamo, che abbiamo fatto percorso all'inizio. In precedenza, sì. Salve. Sentiamo. Cosa vuoi questa lì? Non so. Cosa vuoi? Just want to ask you a few questions, love. Like about who you're with. That six-sided fellow by your side. Tell me about him. Lui è un cane travestito, è un robot, un meraviglioso automa. Non è niente. E io sono obbligata. Non sono. E io non sono obbligata a dirti proprio nulla. È un cane. È un cane travestito? Sì. That ain't no dog. Sì, è un cane. Got one of them dice boxes. È un portapranzo. È un portapranzo. Most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Vabbè, via. Boh. Non so di cosa parli. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Andiamo. No, andiamo. Non mi fido di questa qui. So polite, so stoic. The queen will like that. La regina piacerà. Ma non mi fido tanto di questa qui io. I don't know.
Quindi alla forse si veniva da di qua. Può darsi. Ah sì, guarda, questo è quello che c'era all'inizio. Ah sì, giusto, quello che ha costruito la città 2. Sì. E vai. Arriviamo, fantasmino. Monetine. Via dei mercanti. Kids love crispy twigs. C'è qualcosa? Vai, chiusa. Devo fare i calzini? No, no. Ah, qui c'è il mercato. Questo c'ha calzini. Qui dietro. Niente. Niente. Qui mi vogliono tutti vendere roba, via. Max, no? Perché quel muso lungo è tutto a posto? Perché quel muso lungo? I need inspiration. I'd trade my gobble Gregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading gobble Grogor Globlo. Grogor Globlo, sì, qualcosa. Traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Come quasi quasi, no? I figured. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Va bene, se trovo qualcosa da cambiare, si tornerà. And maybe I'll offer you something amazing in exchange. Until then. Ok. Arrivederci. Salva Joe, ok. Joe Scippo. I got a 50% off sale. That's twice as cheap as normal. Era in alto, si salirà di qui. Outlandish stories she'd heard the junkers tell in one croft. Si diventa ricchi, Se facciamo diventare ricco quello che vende le carte. Sì. Ma dov'è quello? Però li vedo, c'è una lucettina verde in alto. Vai a vedere. Eccolo. Ecco lui. Ok, di. Mano piena, mano piena. Uno. Allora, cioè, con la spadina. Io prenderei la spadina. Vai. Mi sembra essere abbastanza anche nello stretto. Vai, arma da mischia, vai. E basta. Vai. Energia non ti serve. No. Vai. Vada bene. Via. Vicino a quest'altro. Ho fatto a beccarmi. Ma come va? Dai, 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 picchia, picchia forte. Via. No. Mi si rompe la spadina. Rotta. Via. Ok, quindi vai giù di cristalli. Lancia. Abbiamo sempre la spadina e l'energia. Però ci abbiamo uno solo. Abbiamo quindi uno. Vai. Spada Peng. Via, che mi picchia quest'altro. Via, vediamo. No. No, gli manca tutto solo. Liberati di quello. Vai, vai, ora che si... Oh, mamma, questo... questi piccinini. Piccinazzoli. Oh, qua che arriva?
No, fermi, fermi, cos'è qui? Ma che casino. Via. Via. Dai, finisci questo che gli manca poco, dai. Ok, via, via, via. Via. Dai, Daisy. Fammi un 2, Però ora l'energia non c'è. Ecco. Mettiamoci questa, sicuro. Ma nello stretto con tanti così non so se ti conviene. Facciamo questa. Vai. E basta di nuovo. Anche perché no, non puoi fare altro. C'è qualcuno che c'ha meno energia. No, questi sono pieni. Non si vedano. Picchia questi due stronzetti vicini. Sì, due funzionari rotoli. Ok, quindi risiamo alla situazione di partenza, più o meno. Sì. Via. C'hai l'energia ora, Allora guarda, non c'è, ecco, bravo. Tutti e due, vai, uno e due. Tac, a posto. Sapeva né leggere né scrive. Via. Non ti ha fatto l'attacco quello forte? Non ci ho pensato. Non volevo far vedere tutta la mia bravura e la mia cattiveria, capito? No. Rotta. Ok, cristallo. Cristallo. Via, via, via. Mano piena. Via. Hai di nuovo la spadina. Semi l'erba. E io quasi quasi la voglio provare quella bombetta. Mi prova metto. Bombetta. Ok, devi decidere dove metterla. Sì. Mi fa colpiscila muovere... per attivarla. Ok, quindi tiro la fionda. Qui potrebbe prendere tutte e due. Sì, però si muovono loro, Proviamo. Dai, qua. Picchiala con il... con questa. Brava. Vediamo. Oh, perfetto. Di là, Daisy. Sì, Daisy, mi chiamo Even. Even. Quel lato è rotto, è morto. Sì. Anche te, quasi. No, no. Via. Vai. Saved my bacon there, kid. Non c'è di che. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird looking four-sided skull for a gobblegregger. That'll be just the thing I need to gobblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? C'è un grogor blobo. È quello che chiedeva qui, quell'altro. You don't know what a gobblegregger is? No, non lo so. Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Ah, grazie della spiegazione. Vabbè, se... 110 monetine. Torneremo. Cioè, scusa, non ce lo dà lui il grogo lì? No. No, ce l'ha quell'altro e ha detto che se ne libera per una cosa mai vista prima. Ok. Ma io cosa scambio? Di certo non gli do il mio dado, Qui c'è una porticina. Il mio canino di fiducia. Bravo. Ah, visto? Siamo dove prima? Lì è da dove siamo andati a salvare il nostro amico. Ok, quindi? Quindi stavamo scendendo. Qua dietro? Niente. Ah, lì c'è il fantasmino, guarda. Sì. Quindi direi che siamo nella direzione giusta. Words for sale. Who wants to buy? Questa vende le parole. Here's one for free. Syzygy. Vabbè. Piazza di Borgo Doppio. Sì. Allora. E al centro c'è il segnalino. Sì. Questo che dice? Questo che dice? C'è un e c'è Max. Ok. Allora, andiamo qui che siamo più vicini. Te vai. Prendi, date due monetine. Hello! Can I interest you in a potion? Dammi una pozione. Sì, si prende Beta. Tutto, magari la cambio con quell'altro. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. Okay. I don't give out my art willy-nilly. You're not from around here, are you?
You must feel lost. It would be logical to give her a summary of the town that she finds herself in. C'ha due facce questo? I was getting to that. Jeez. It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Tu se fai questo, tutto questo è normale? Sentiamo se tutto questo è normale. Ok. No, siamo un po' cattivi. Split personality. Though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. Qui siete tutti sdoppiati. Voi due lavorate insieme. Voi due lavorate insieme. Yes, though more by necessity than choice. Don't tell him, but my business partner lacks the imagination necessary to... Imagination? You're a mad scientist! You lack the business acumen, or even the base financial literacy to... Don't start with me, Jorid. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. Non sono d'accordo su nulla. Mad Kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not doppia personalità. I am working on a potion to decide this once and for all. Le fanno le pozioni. A potion to decide who is in charge. Whoever drinks it will be the leader once and for all, regardless of what the dice say. Which will be me. You misspoke. As anyone could clearly see that I am intended to be the one in charge. If you simply reason it out, you'll see that, you know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say... Ora si picchiano. Cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la, can't hear you. Ah, we have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. Lo farò. Non sono sicura di voler scegliere da che parte stare. Non sono sicura di voler scegliere da che parte stare. Vai, sono d'accordo. Even with these fingers in my ear, that sounded like a no. But perhaps it was a yes? It's logical for me to assume that it was a yes. Yes. Now then! I require three blue. Ah, ok, come se non avessimo parlato. By their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. Cosa faccio se proprio non vogliono venire nel tuo stufato? Io non voglio far loro del male. Io non voglio far loro del male. Sì. And don't worry about harvesting them for me. Think of them like little vegetables, which, due to their particular evolution, know how to scream. It's all very logical. Oh, and there's a mighty reward in it for you. In conclusion, what I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs. Promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Boh, credo di sì. Vai. Perfect! Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. There's no stopping him. It's logical. So, you know, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd be much obliged. Oh. Non sono un'assassina? Non so nemmeno cosa vuole lui. È uguale, tanto qualsiasi cosa dici, decidono loro. Ok, I'll need three bloobs, same as him, but you need to give them to me. Oh, and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing.
If I were you, I'd go find those ingredients. Questi blob dove sono? Boh. Cerchiamo questi blob. Allora, mentre li cerchiamo, guardiamo anche qui. Perlustriamo. Allora, qua c'è Max. Vai, vai a vedere che vende. Sì. Guarda, prendo anche questi altri soldini. Allora, c'ha le cose che c'erano. Che c'aveva prima, sì. Allora, a me questo qui mi ispirava. Io lo voglio comprare. Tre, giusto, perché comunque anche se ci dà due, se abbiamo la fortuna di trovare uno di quelli che ci alza il numero dei token, lo possiamo usare. Sì, giusto, non ci pensavo. Quindi lo prendiamo. Bene, vai. Guarda, siamo arrivati anche in cima all'asticella. Quindi ci abbiamo un regalo? Allora, ecco un regalo per premiare la tua fedeltà, gentile cliente. Usa gli spilli dorati nella da dimensione, premendo su o giù, per tenere da parte una carta nella tua mano fino al prossimo lancio del dado. Più spilli possiedi, più carte puoi tenere da parte. Ok, quindi ora una carta che non scegliamo di usare in una mano, possiamo tenerla per la mano dopo. Esatto. Ok, non male, non male questo. Ah, mi fa anche riscegliere... Pericolo, trucco, difesa. Scegliete. Trucco, trucco, voglio trucco. Allora, vediamo un po'. Aggiungi al negozio. Vediamo un po'. Vedi quello con la spada in fondo? Quando esegui una schivata folgore, la resistenza della tua arma rimane intatta per un breve periodo. Quell'altra a sinistra? Questa è nuova? Ogni cristallo vale di più, aumenta la velocità di pesca delle carte. Questo secondo me è buono. Male non è. Lo prendiamo, ce l'abbiamo. E non c'era altro? Queste sono le solite. Il primo cos'era? Quando mandi in frantumi i cristalli di un avversario, anche quest'ultimo subisce dei danni. E questo l'abbiamo preso, mi sembra. No. Poi alla fine non l'abbiamo preso. Allora prendiamo. Prendiamo questo, vai, poi stop, vai, a posto così. Non ho capito cos'è questo. Continua la spada folgore, la resistenza della tua arma. Ah, se c'hai una arma, no, no. Va sì. Bene così. C'è un po' troppe incognite. Va bene. Ok, andiamo avanti. E allora andiamo a vedere nel mazzo quante carte ci abbiamo. Ne abbiamo 11, quindi allora per ora ce le mette tutte. Ce le mette tutte, va bene, ok. Allora, continuiamo. Allora, qua è chiuso e non c'è questi blob. Qua qui c'è un altro con un cosino verde. Sentito? No. Cosa dice? C'era un urlo di un blob. You can't hear that, can't you? That noise! Dang it! I'm trying to sleep! And that blabbed bloob is up on my roof making a ruccus. Allora, cosa posso eccolo fare? Eccolo lassù, guardalo, vedi? Ah, sul tetto! Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof! All I want to do is nap. I'm old. I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Va bene. Farò quel che posso, dai. Thank you, little one. You've made an old man's heart want to fill with hope. Which will happen as soon as this old man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down! Please don't dawdle now, I'm very old. Okay, valla prendere. Down! I'm old and I'm tired, and I demand you respect that. Qua. Eccolo! Prendilo. Che lingua è? Sta cercando di dirmi qualcosa? Certo, capite tutto. Ok, direi che basta così. Tre ce ne serve, sì, vero? Forse la creatura più inutile dell'intero regno di Alea. O almeno così vorrebbero farci credere i poteri forti.
Quindi glielo devi già portare o bisogna aspettare a vedere tutte e tre? Porterò fondo, ne vuole tre. Ok. L'hai visto? Ma neanche per sogno. Quindi a questo punto bisogna andare a cercare gli altri. A cercare Blob o thank you, little one. E se nel mezzo della piazza cosa c'è? Ah, c'è 100 monete. Ci voglio andare alla fine perché c'è il fantasmino. Ok, allora andiamo a cercare Blob. Vai canino. Lui cosa vuole? Yes, you. Come closer. You, child. I believe we can be useful to each other. Ci conosciamo? Può aiutarmi a trovare mia sorella? Somiglia a Bese. Questa, somiglia a me. Oh, not in a direct way. But there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Questo non è andato, è un cane travestito a lui, non so chi sia. Ormai si è detto che è un cane. Sì, sì, andiamo su questa versione. Right, a good axe, child. You'll need your wits to survive what's coming, I'd wager. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. The folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course. And if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while. Worth your while, indeed. Come faccio a trovare un secondo dado? No. Come faccio a sapere che posso fidarmi di te? Sì, anche io direi questo. Oh, go goodness! You can't, child! But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Oh, except... Se non cosa, forza, sputa il rospo. Se no. Except that I've heard whispers that someone is buying words and someone else is selling them. And that would be where I'd start. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. Then you give it to me and I will take. Quindi bisogna tornare lì al mercato. Quella donna cambia. Sì, però quella li vendeva, se non sbaglio. Però mi ha detto che bisogna trovare anche chi li compra. Chi li compra le parole? Via dei mercati dov'era? È la via quella che si è preso per arrivare qui alla piazza. Ok. Quindi questa a regola. Eccola lì, via dei mercati. Allora, Lucetta, guarda su di lei. Vediamo un attimo. I got words for sale here. Choice word. Ti va di scambiare la tua parola più rara con me? Vai. My rarest word. That's a tall order. What do you have to offer in trade? Una parola rara. Vai. I'm listening. Una parola che si usa quando i pianeti si allineano.
Una parola che descrive il processo dell'apprendimento, una parola che è una gioia per gli occhi. No, è uguale, tanto non sappiamo qual è quella giusta, quindi tanto vale sceglierne una. Una gioia per gli occhi. Vai. Meravigliocchio. Significa bello, credo. Awesome. It sounds gross. Like you're putting something in your eye. Gross. Non gli garba. No trade here. What do you have to offer in trade? Una parola ancora più rara. Well, your last one didn't do anything for me, but I'm listening. Una parola per descrivere un processo, una parola. Quindi proviamo questa. Vai. Adolescenza significa gioia. Questa ce l'ha insegnata all'inizio quello che non ci voleva far entrare nella barca che poi si rompe. Okay. How does a small girl like you know an adult word like that? Me l'ha insegnata Herman, un vecchio manovale di primo vico. Adolescence. Oh, learning it is a pleasure. Gli garba. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlube. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange too. Oblectament. Oblacettamento. Close. Oblectament. It means a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Grazie a te. Bye. Beautiful. Use it well, kid. Who wants to buy a word? I no, basta così. And you're looking for a good home. Scambia la parola con chi? Wanting to stay in bed. Tanto guardiamo anche se si trovano i blob. Hi! Fatto paura. Shrug, get your fresh shrug straight out of the tube. That's dinner for two. Cioè lui è illuminato e un altro dietro. Vediamo. Ho fatto qualche scambio. È vero, lui ci voleva scambiare qualcosa per darci quella. Quella cosa strana, sì. Che cerca quello in alto. Sì. Ho una parola, se vuoi posso scambiare quella. Vediamo un po'. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Questa. Oblettamento. That is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value, I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a gobblegregor in exchange. They're very futuristic. Okay. Okay. Perfect. We have a deal. Enjoy it, and be sure not to gobblegreg too much on your first go. Io ci starò attenta. Vediamo cosa ci dà. Ci ha dato il Grog. Il Grogor Blob. Quello lì. Ok, quindi bisogna andare da quello che abbiamo salvato dai robot. Mi sembra, esatto. Giusto? Esatto. Guarda. Ha un altro. Come ti chiami, piccoletto? Ok, vieni qui. Vieni. Ok, allora. Ne abbiamo due. Vai, andiamo a cercare quello che abbiamo salvato dalle guardie, che era nella parte alta. E le scale erano di qua. That's a spiffy nice costume, kid. My grandmother told
Please, trade the Gobblegrager to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. It must be. It's darned old. Facciamo uno scambio. Vai. Thank you. Here, have this, fossilized skull, I think. Strangely four-sided. It must have come from some sort of ancient extinct animal. Big Red dug it up a while back before... forget it, it's not important. But this has got to be the rarest thing in all of Two-Town. Thanks, kid. Ok. Un dado a quattro facce. Quindi il lupo lì voleva un dado. Che era lì vicino alla piazza, lui, giusto? Sì. Vai, piazza, piazza. Guarda, guarda. Dove? Cosa? Laggiù. Cos'è? Sarà il terzo cosino. Ok, vai a vedere come ci si arriva. No, no, giù ho detto. Senti come urla. Eh sì. Dovrebbe essere proprio di rimpetto. È lassù. E come ci si arriva lassù? Di qua? Di qui no. Niente. Di qua? Ah, guarda, c'è una scala. Ciao. Come butta? Vai, raccogli. Raccogliamo. Vieni, vieni. Qui c'è anche una giara, sì, dei cosi, delle monetine. Ok. Vai. Ok, quindi ora abbiamo ben due missioni completate. Ah, sì, sì, sì. Ok, torniamo verso la piazza. I got so many words, kid. No. Got a sale on bucolic right now if you're interested. Facciamo prima loro? Vai. Abbiamo qui. You have the ingredients. Brilliant. That's all I need. Please pass them over. Remember, you did say you'd give them to me. Io non ho promesso nulla a nessuno. Oh. Oh. What? I don't understand. I knew it. I knew it was logical that you would choose me to be the dominant personality. That is what you want, isn't it? No. Io quasi quasi li darei più volentieri a quell'altro. All'artista? Sì. Al genio. You'll need to choose one of us. Who will it be? Lo scienziato pazzo. Il potere, quello razionale, lo scienziato pazzo. Anch'io lo darei a lui. Vai. L'altro è troppo, sì, razionale. Thank you! Oh, thank you! Oh, just need to mix them together. And down the hatch. Okay. I feel strange. Whoa, oh, this is intense. Perfect. It's just me. For the first time, it's just me. Thank you for this. Let me give you something in exchange for all of this. It's my partner's personality, distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss him. So quiet without him in my head, I may actually miss him already. He'd say that's only logical. Isn't that funny? It's funny, isn't it? Okay. Ok, ricompensa. Campana di Natalia. Evoca una campana che cura Even quando è nelle vicinanze. L'incantesimo dura 60 secondi. Ok, non è male questo. No. Allora, andiamo all'altra missione. Allora, quindi dirigiti verso chi? Qual era? In fondo sulla destra, mi sembra, dove c'è vicino al cancello. Sì, guarda, c'è la... è lì. Eccolo lì, ok, subito. Il lupo. Un teschio fossilizzato di dubbia natura che forse potrebbe interessarti.
Sì, direi questo. Il mio dado manca. Sì, questo. Impossible! Let me see that. By the card makers themselves, this is a dice. Oh, rather, it was a dice. Tu non l'hai ucciso tu, vero? Credevi che non sarei riuscito a trovarne uno? E ora parliamo della mia ricompensa. E ora parliamo della mia ricompensa. Certo. Yes, yes, you'll get it, child. A formidable card fit for a dice wielder. That sounds good, yes. That's piqued your interest, yes. But before I give you this card, I want to say thank you, child. It's been so long since I've seen a dice, even one that's dead like this. That alarms you, doesn't it? Yes, dice can die. We found that out in the No Dice War. La guerra dei dadi? Sei una guerriera, non ho tempo per queste cose. La guerra dei dadi? Sì. It was a catastrophe. The queen, child, decided that she should be the only one to wield a dice. And so she waged war on them. And on those who'd wield them. And she did not show mercy in victory. If, when she finds out there's still a dice, and still a wielder, well, she will be apoplectic. And she is not to be toyed with. What happened here, she'll do to you and your friend here. It's not a threat, little one. It's an observation, gleaned from hard-earned experience. Hypothetically speaking, that is. But don't worry. Your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it to where it belongs, to the sacred valley of the dice. Io sono già stata lì. Aspetta, anche tu ci sei stata? Beh, buona fortuna, devo andare. Devo andare, vai. Ok. Non ci sbottoniamo troppo. Mm-hmm. Goodbye, child. Take care and random rules. E la ricompensa? Ah, 180 monete. Aveva detto che ci dava una carta, bellissima. Ok, quel cancello è chiuso. Ok, facciamo un attimo il punto della situazione. Bea, vai a guardare un attimo le missioni, se ci sono scritte da qualche parte. Allora, racconti di due città. Ci manca solo di seguire il fantasma. Bene, sì. E credo che sia nel centro della piazza. Esatto. Però ragazzi, lo faremo nella prossima puntata. Quindi, sempre per la rassegna Starring Bea, vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Lost in Random. Mi raccomando, lasciate like e condividete. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da P. Santana. E dalla Bea. Ciao a tutti. Ciao ciao.